Bene ragazzi, adesso facciamo semplicemente degli esercizi per quanto riguarda le disequazioni goniometriche. Allora, cominciamo ad impostare il primo, vediamo se poi siamo in grado di farlo oppure no. Allora, sen x meno 1 fratto 2 più 1 meno sen x il tutto fratto 3 maggiore o uguale a 1. Allora, prima di tutto, disequazione, sotto non ho delle funzioni di x molto bene, quindi potrò mandare via il denominatore, però io mi devo ricondurre quando ho una cosa del genere a un problema molto facile, cioè in questa cosa io vedo soltanto sen x, ok? Quindi la mia idea è chiamo t sen x, ok? Così questo problema diventa semplicemente così. Cioè, quando io vedo una sola funzione, faccio così e diventa molto più facile, ok? E quindi niente, faccio il minimo comune denominatore, che ovviamente è 6. E poi allora viene 6 diviso 2 fa 3, quindi viene 3t meno 3. 6 diviso 3 fa 2, e quindi viene più 2 meno 2t maggiore o uguale di 6, qui i polli direbbero 1, e poi visto che 6 è positivo posso moltiplicare per 6 di qua e di là, così li mando via. Ora questo esercizio diventa molto facile perché diventa semplicemente t maggiore o uguale, allora meno 3 più 2 fa meno 1 che va di là, diventa così, ok? E allora io avrei, ritorno nel mondo delle x, avrei seno di x maggiore o uguale a 1. Allora ragazzi, questo esercizio qua si vede un po' d'occhio quanto vale, perché il seno non è mai maggiore di 1. Se l'esercizio fosse stato sen x maggiore di 1, voi avreste dovuto disegnare la vostra circonferenza e chiedersi quando è, cioè dove c'erano dei punti che della circonferenza goniometrica che avevano l'ordinata più in alto della retta blu. Allora, ovviamente sen x maggiore di 1 è impossibile. Ok? È impossibile che il seno sia più grande di 1. Quindi, senza fare tutto il metodo bla bla bla, anche se uno lo vuole fare, vi dico un ragionamento da fare. Il seno di x, quando è che è maggiore o uguale a 1? Allora, maggiore mai, ok? Quindi l'unica possibilità è che il seno faccia 1. E quando è che il seno fa 1? Allora, il seno fa 1 semplicemente in un solo punto. Esattamente a 90 gradi, ok? Quindi uno fa tutto il metodo che ho spiegato, però la soluzione è semplicemente x uguale a pi greco mezzi più 2k pi greco. Se uno fa il metodo ovviamente troverebbe paradossalmente due angoli, che sarebbero pi greco mezzi e pi greco meno pi greco mezzi, ma si accorgerebbe che 90 è uguale a 180 meno 90, quindi alla fine troverebbe due angoli uguali. E questa ragazzi è la soluzione.